Buongiorno amici lontani e vicini, siamo al comune di Lipari nella sala consiliare dove da poco si è concluso il consiglio comunale sull'emergenza idrica. Con noi il consigliere comunale Annarita Gugliotta. Dottoressa Gugliotta, parliamo intanto subito di questa emergenza idrica. Qualcosa non va in questo servizio, no? Perché abbiamo gli stessi quantitativi, però c'è una crisi idrica un po' in tutta l'isola. Assolutamente qualcosa non va ed è proprio di questi giorni che si riscontra una esagerata penuria idrica. Infatti il Consiglio Comunale oggi voleva essere proprio improntato alla ricerca di possibili soluzioni e soprattutto alla consapevolezza che serve una vera e propria relazione da parte degli organi competenti al fine di valutare se e ci sono possibilità di soluzione, ma soprattutto valutare effettivamente come possiamo sopperire al carico di un'intera stagione che comunque è già iniziata. Ovviamente è un problema che si manifesta di più nelle zone alte dell'isola. Fino a qualche giorno fa la frazione di Quattropani era senza acqua, la stessa identica cosa vale per la frazione di Acqua Calda di Lipari, che viene rifornita solo ed esclusivamente mediante navi cisterna. E aggiungerei anche Pirrera, perché per esempio noi del notiziario siamo stati bombardati da una serie di email da parte dei cittadini che erano davvero disperati, per non parlare di Quattropani, lo ha detto anche lei, laddove una turista ha lamentato che da quando è arrivata a Lipari è stata costretta a lavarsi con l'acqua minerale. È tutto dire. Assolutamente, proprio per questa ragione il consiglio è stato aggiornato a giorno mercoledì, in modo tale perché proprio oggi, così come è stato annunciato dal dirigente del settore, c'è stata una riunione in cui si va a parlare della penuria idrica nelle nostre isole. L'aggiornamento è volto proprio a questo, a riuscire comunque a recepire le informazioni che verranno da questa riunione, in modo tale da impegnare tutto il Consiglio Comunale e anche l'amministrazione ad una presa di posizione certa sulla questione. Da pochi giorni è stata presentata la relazione annuale da parte del sindaco Giorgianni. Ecco il suo punto di vista. Beh, come l'avevo già espresso l'altro giorno in Consiglio Comunale, credo che la relazione annuale sia un atto di trasparenza e necessariamente un'amministrazione, oltre agli obblighi di legge, deve comunque adempiere. Credo anche che sia fondamentale che non solo l'amministrazione comunale, ma che anche ogni consigliere comunale dia riscontro del proprio mandato di fronte alla cittadinanza tutta. Infatti, proprio in sede di Consiglio Comunale, chiedevo di impegnare i miei colleghi ad una relazione, perché no, del nostro operato, quello che anche noi in questo anno abbiamo cercato di fare, quello che abbiamo sollecitato, le azioni insomma concrete che ci hanno caratterizzato. Quindi lei la presenterà questa sua relazione? A breve ci sarà proprio una relazione scritta con un anno di consiglio comunale, dell'operato del Ventoliano insieme al consiglio comunale, con tanto di deliberazioni, supportate assolutamente da deliberazioni, le posizioni che abbiamo preso durante l'anno in consiglio comunale, e verrà fatta anche una relazione su invece il lavoro che non è stato fatto insieme al consiglio comunale, ma il lavoro che è stato fatto in generale sull'isola, le manifestazioni insomma e le azioni concrete che ci hanno caratterizzato. Il rapporto maggioranza-minoranza? Vabbè, sul rapporto maggioranza e minoranza più volte sono stata interpellata e ho sempre considerato che il rapporto si debba instaurare tra una maggioranza e una minoranza debba essere un rapporto assolutamente propositivo, assolutamente un rapporto anche di presa di coscienza, perché quando ci troviamo dinanzi a delle questioni comunque che sono fondamentali per il nostro paese, e sarebbe molto più facile alzare e andarsene che restare. Di conseguenza questo diciamo è il punto, l'idea che mi sono fatta in quest'anno del rapporto maggioranza e minoranza, cioè una presa di consapevolezza, coscienza anche nel restare, perché soprattutto restare significa prendere responsabilità. Un'ultima cosa sulla litigiosità ovviamente tra virgolette che c'è in consiglio comunale, cosa si sente di dire? Credo che forse dovremmo ritornare a quel garbo antico
che caratterizzava i nostri predecessori, nel senso che comunque questa sarebbe, sì, è una sede dove bisogna assolutamente confrontarsi in modo sano, in modo costruttivo, e ovviamente per confrontarsi in modo sano e costruttivo sono le diversità che ci arricchiscono, però ovviamente mantenendo sempre quel rispetto che ci deve caratterizzare innanzitutto come uomini e come cittadini. Bene, abbiamo completato, ringraziamo la dottoressa Anna Rita Gugliotta, consigliere comunale di Vento Euliano. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.